Allora, ragazzi, ragazze, buon pomeriggio, mezz'oretta e poi stacco perché qui ormai i segnali, gli dati hanno lavorato bene. Tecnica del pippero, perché veramente, per non dire del piffero, ragazzi, ragazze, perché cioè, un minuto, non sto parlando ogni riferimento dei fatti o a persone, eccetera, eccetera, è puramente casuale, no? Perché poi chiaramente state capendo la potenza della volatimetria e quindi non c'è da aggiungere oltremodo qualcosa, nel senso che chiaramente questa divergenza andrà a farsi sentire, ok? Si farà sentire, sono assolutamente d'accordo, però possono doparmi tutto il pomeriggio il mercato al ribasso e poi mi paga stanotte barra domani mattina. Quindi addirittura mi avvisa troppo in anticipo e poi comunque potrebbe essere anche un avviso di un blando respiro, poi ritorna giù, blando respiro e poi finisce la giornata e si riassorbe anche la divergenza, perché poi chiaramente potrebbe anche poi andare giù la volatimetria. I miei refusi vecchi sono che io sono un contrarian, perché ho sempre preso una ripartenza di un ciclo dopo una discesa, quindi occhio, il tempo è maturo per cosa? Per creare un supporto, perché poi ripartirà un nuovo ciclo. Allora vedo scendere, penso al long, sale, occhio, perché il tempo è maturo per cosa? Per far chiudere il ciclo. Allora sale e io penso, scusate, short. Allora io ho preso questa abitudine, lo vedo scendere, penso al long, lo vedo salire, penso allo short. Ma infatti, come da intervento che aveva fatto Massi, diceva, parole sue, qualche donna ha reagito, ma in senso simpatico, perché lo si diceva veramente in senso costruttivo, la casalinga è fortunata se nella sua vita poi incontra il trading e le piace il trading, no? Ora poi qualche ragazza, donna mi ha scritto, abbiamo ovviamente riso e scherzato su questo discorso. Cosa intendeva dire Massi che la casalinga è avvantaggiata? Perché lui diceva è più pura, cioè non ha magari in testa troppe robe, in testa magari ha più la famiglia e tutto il resto. Poi si mette a fare trading magari con due modelli, cioè due cose in croce in senso buono, e trada meglio. Invece magari il maschietto vuol fare tutto lui e non arriva al dunque della casalinga, in quel senso lì, no? E quindi io sono d'accordo su questo pensiero della purezza. Infatti io vi dico, secondo me il top di una trading room è prendere l'esperienza di una persona, se siete qui in questo caso la mia, e se siete puri, ok, cioè non avete in testa un percorso troppo lungo, è pure meglio, perché le cose che vado a dire, sì, le faccio velocemente, ricolocemente, sono sempre lì con cantiere aperto, eccetera, eccetera. Però ci sono dei parametri che non cambiano mai, delle logiche che non cambiano mai. E ormai è da tempo che la volatimetria, diciamo che sotto lo zero meglio andare short, sopra lo zero meglio andare long. Filtriamo questo lavoro qui. Durante il giorno, cosa è successo? Stamattina hanno attraversato long da dopo la notte e io ho lavorato long, non mi ha preso lo stop per un pelo, sono andato in profitto in questa zona. Durante il proseguimento della mattinata è andata a tagliare qui lo zero, ha lavorato un po' sullo zero, il segnale l'abbiamo disegnato insieme a voce alta, qualcuno l'ha fatto e ha fatto 20 pips. Ora andiamo a vedere questo cambio di lavoro sopra sotto lo zero, e adesso la volatimetria, essendo abbastanza sotto lo zero, e quindi ci giochiamo la zona, quella più corposa della candela daily, ok? Allora è chiaro che bisognerebbe aspettare questo, però perché arrivi questo magari arrivano anche le 6 e le 7 e voglio dire domani è un altro giorno, ok? Quindi tecnica del piffero inteso da questo punto di vista, cioè estremamente banale e semplice, quindi se sei puro o pura, ok? Allora che cosa potresti valutare di fare? Questa linea gialla e quella dell'ultimo equilibrio, più o meno erano questi prezzi. Ora, un altro equilibrio è stato ricercato qui, quindi un pelo più sotto. Andiamo a vedere. Zoomiamo un attimo.
Quindi ripeto, sopra o sotto lo zero della volatimetria. Poi sicuramente a range medio effettuato una divergenza. Sapete, forse le divergenze, esempio martedì, si possono prendere per costruire. Martedì saliva il prezzo, la volatimetria scendeva, l'abbiamo visto nel precedente video. Si può iniziare a pensare di metterci uno short, poi magari un altro shortino, un altro short. Ho preso tre posizioni, sono a leva 1, vado a dormire tranquillo e domani provo a incassare. E spessissimo accade questo, ok? Spessissimo. Bisogna chiaramente stare attenti che poi se va in laterale e la volatimetria riesce a recuperare, invalida, insomma, il segnale sostanzialmente, però tu ci sei dentro, quindi. Invece qui è molto più veloce perché sullo zero, quindi praticamente stamattina chi ha seguito il modello è andato short, ha fatto almeno 20 pips, rischiandone 10. Poi oggi pomeriggio, chiaramente se mi vai a dare il taglio dello zero all'1,5, alle 2, raramente sono qui. Poi, ripeto, concluso il recupero, insomma non è che di oggi l'avrei già effettuato, sarei pure in gain con questi due ultimi trade. Va bene così, speriamo che domani mattina ne dia uno buono, che se dà, ovviamente essendo venerdì a più 10 pips non lo perdo, lo incasso anche già in parte e poi da lunedì pronti partenza via. Allora, prima di iniziare la registrazione ci ho ragionato e vi ho esposto il ragionamento, lo ripeto, cioè forse qualcuno di voi, se provo a leggervi nella testa, mi direbbe: Fabri, ma non vedi che la volatimetria zero lavora bene di notte? Sì. Ma non vedi che lavora bene anche nella pausa, diciamo così, pranzo? Sì. Quindi tu mi stai dicendo, sbattitene le cosiddette, traccia un filtro intorno allo zero e se vedi che rimane un po' più sopra o va un po' più sotto, vai da quella parte. È questo che vorresti dirmi? Bene, è come se me lo avessi detto. E infatti l'ho detto già io a voce alta. È così, è così. Allora io non so né leggere né scrivere. Ad un certo, in senso simpatico e buono, questa candela comincia a portare la volatimetria vicino allo zero. Quella dopo, vedete, è ancora più vicino. Quella dopo taglia lo zero. Quindi questo vuol dire che più o meno il prezzo di equilibrio o vi fate la vostra convenzione, cioè l'euro-dollaro è una convenzione, ok? Quindi se è una convenzione l'euro-dollaro, figuriamoci non fare una convenzione tra voi e voi. Quale potrebbe essere? L'importante è che sia sempre la stessa. Allora, o prendete sempre la close della candela che fa tagliare al rialzo o al ribasso chiaramente la volatimetria rispetto allo zero, oppure cercate di ragionare, ma veramente, cioè ragionare già troppo, guardare un po' e dire, ma dunque, sulla close è qui la volatimetria, quindi magari, forse così. Ecco, così fa meno effetto ottico. La volatimetria è qui, cioè sopra lo zero di questa quantità, quando siamo in close. Quando è qui invece, cioè sotto di una medesima quantità, era qui la close, faccio una via di mezzo tra le due close. Finito. Ok? Questo perché? Perché magari durante le giornate può esserci che una candela così sia molto più lunga e quindi se prendo la sua close, magari non sono proprio nella parte giusta del canale, ok? Come logica. Però è un dettaglio, l'importante è fare la stessa cosa sempre. Allora, tra le due close ci sono 2 pips, stamattina 2,2, l'altro giorno di notte 2, 1,6, cioè quello, no? Quindi un pip più o meno, 1,1697, posso fare 1,1698, via, 1,1698, altro punto di equilibrio, finito. Il precedente punto di equilibrio, cosa che stiamo osservando fino adesso, attirava i prezzi, no? Nel senso che trovato l'equilibrio, il precedente equilibrio era più in alto, non di molto, perché chiaramente io mi aspetto che qua sono 2 pip e 9, no? 2 pips e 9, io mi aspetto che chiaramente i punti di equilibrio, proprio per logica, non riesco a esprimermi. Allora, io mi aspetto che, essendo il punto di equilibrio una zona dove possano esserci passati più che stati, anche stati, ma anche passati più scambi, ok? Anche come tempi, magari siano stati abbastanza lì, allora chiaramente può essere un forte attrattore
e basta, cioè, mi sono impappinato un attimo, ok? Quindi detto questo, qui la volatilità va a zero, quindi tolgo un attimino e vado a colpo d'occhio. Allora, essendo andata su questa zona qui a zero, il precedente punto di equilibrio era un po' più in alto. Ora, ripeto, non mi aspetto, lo ridico diversamente, essendo questo l'ultimo punto di equilibrio, trovato un altro punto di equilibrio, non mi aspetto mai una grande distanza tra i due punti, ok? E fino adesso quello che abbiamo, diciamo, notato era che si tendeva ad andare al punto di equilibrio precedente, cioè da qui praticamente metto il canale, ma mi aspetto che prima vada, cioè forse sarebbe preferibile andare long, ok? Bene, verso perché il punto di equilibrio precedente era un po' più in alto. Allora lo tolgo, tanto più o meno era, lo ricordiamo, 1.1701, così abbiamo meno linee, e 1.1698 traccio il canale Fibonacci, quindi orizzontale, per quanto riesca con la mano ferma o meno, ok? Più o meno dritto, 100 punti, ok? Quindi 1 slash 100. Ma perché viene un po' più giù? 100. Ok, poi lo prendo da qui, poi tutto questo, ragazzi e ragazze, adesso compatibilmente con un po' tutte le robe, però se non è di questa settimana, chiaramente chiedo al programmatore se mi fa lui una roba del genere, okay? Che mi plotti graficamente il canale, finito, così facciamo pure prima. Allora, quindi prendo così, miro questa linea tratteggiata magenta sul equilibrio, qui così. Ora, tolgo l'equilibrio. E qui in realtà, a differenza di quello che avevo visto, perché non avevo visto questo incrocio, ho guardato subito questo, qui è interessante la casistica. Perché? Perché se io, e di nuovo sono contento in realtà che venga fuori questa roba, ok? Ma sono sincero, perché se io deciderò di filtrare il primo trade a favore del precedente punto di equilibrio, non entro short. Non entro short ed entro solo long. Ok? Io dico tutto perché anche qui, ragazzi e ragazze, io da un lato capisco che Fabri sia sempre di corsa come idee, ok? Lo capisco bene. Ma questa è stata la mia risposta, il mio adattamento ai mercati finanziari, cioè i mercati finanziari sono veloci, ok? Quindi tutto quello che raccolgo oggi come info, soprattutto se si appoggia a un qualcosa già che uso da tempo ed è strutturato, per me domani è già la mia regola, ok? Tutto quello che ho usato fino ad oggi, facciamo finta, fino a 3 giorni fa per dire, poi da oggi vedo che può essere superato, ok? Per me è il passato, che però rimane lì e sono pronto a riprenderlo, ok? Quindi detto questo, ritornando a noi, questo è un bel caso perché io in realtà prima avevo il grafico meno zoomato e ho guardato solo questo. Non avevo visto questo taglio a rialzo dello zero. Bene, meglio che capiti quando non ci metto i soldi che quando invece ci metto i soldi. Perché? Perché quando ha creato il punto di equilibrio qui così, se io traccio il canale l'ho fatto, allora io posso intanto entrare anche short qui. E se entro short qui, mi posso anche girare qui. E se avessi bloccato lì la mia operatività, non avrei preso chiaramente tutta la discesa che iniziava da qui. Ok? Quindi da qui il ragionamento fresco 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 di anche chiacchierate non è sul modello, è sulla nostra persona. Quanto sei disposto a soffrire? Perché questa è vera sofferenza, cioè attenzione, non voglio sminuire altre sofferenze che potrebbero anche essere più importanti, ma attenzione, questa è sofferenza, ok? Perché sei tu che devi prendere la decisione di metterci i soldi, non solo qui che è un po' più facile, perché è il primo, ma devi fare un reverse. Già qui è più pesante, qui devi fare il reverse del reverse. Nel caso, no? Ipotizziamo. È una sofferenza, perché cominciano ad assalirti i dubbi, è un dolore che è mentale, che quasi diventa fisico, solo chi trada lo sa.
che diventa veramente quasi un dolore fisico. E in realtà, se ci pensate bene, non dovrebbe aver nulla di fisico, ma diventa fisico, ok? O parlo per me, ok? Bene, allora, da lì non è tanto ragionare sul modello, adesso ci ritorniamo, e ragionate su voi stessi, come io devo ragionare su me stesso, perché io stesso mi sto ponendo la domanda mentre guardo e mentre vi parlo. Ok, supponiamo che io per adesso non decida di andare dalla parte del precedente equilibrio. Allora questo vorrebbe dire che io sarei entrato short qui sotto. E fino a qua ci sta. Poi mi sarei girato long e fino a qua l'ho già vissuto. Ok? Bene, però avrei sicuramente gradito dopo il reverse vederlo andare a bomba su e invece mi ritornava giù. Bene, puntone di domanda. Allora, quando ci salutiamo stasera, anzi, ci salutiamo tra un po', poi stasera quando siete lì per andare a dormire, vi ponete questa domanda. Da domani, se mi capita addirittura anche il quarto reverse, punto di domanda, lo farò sì o no? Allora lì troverete voi la vostra risposta. Io posso dire una volta lo farò, una volta no, perché dipende da tante cose, una su tutte, il tempo e l'energia. Perché se questo modello qui, io prendo il trade qui e sono le 17, poi mi reversa qui, poi mi reversa qui, poi mi reversasse qui, sono già magari, fate finta, adesso non vado a calcolare i tempi, le 19, sono stanco morto, rischio di fare una cavolata in più perché sono stanco, non la faccio. Ma voi, come vi ho detto stamattina, lo ripeto a gran voce e non mi offendo perché sono io il primo a dirvi, non dovete seguire necessariamente una persona, ovvero Fabri Forex o chiunque altro. Ma al limite i suoi modelli, perché ripeto, martedì io ho perso, qualcuno di voi martedì ha fatto il 5% con lo stesso mio modello. Ok? Punto. Quindi il modello è da seguire. Fabri vi ringrazia, ma non sempre, perché poi scattano dinamiche differenti, perché ripeto, comunque i refusi passati che mi hanno portato fino a qui non riesci proprio ad abbandonarli, eh? Chiuso il discorso, allora non avevo visto onestamente questo primo segnale, quindi avevo segnato onestamente nella mente questo ritorno a zero qui, chiaramente il canale più o meno circa quale sarebbe stato lo stesso, allora avrei avuto un long, stop e reverse e poi ripaga. Invece se lo avessi segnato qui perché era giusto da segnare lì, solo che il cervello non me l'ha fatto vedere subito, allora qual è il concetto? Che se io avessi filtrato con l'equilibrio, non avrei fatto lo short, avrei fatto il long. Se non parte long, io personalmente dico me stesso, ci provo short. Allora, in questo caso direi nulla di nuovo sotto il sole, nel senso che perdo 10 pips, 2, che possono equivalere a un meno 1%, poi mi giro short qui con un rischio, se ritorna lassù, di uno stop di un meno 1,2%, perché io continuerò a dire che la martingala sì, e, cioè, vuol dire, è deleteria se veramente al raddoppio è illimitata, ma un po' di aumento io su base empirica ne ho sempre tratto giovamento allo stato pratico in maniera pragmatica, ditela come volete voi, ok? Quindi qui mi giro, short e arriva sul primo target. Qui di nuovo ripeto che noi possiamo fare la differenza rispetto ad una macchina, perché se tu la macchina le dici che quando tocca qui ti metti sempre a zero, oggi prendevi lo zero, ok? Se invece non ti fai mai mettere a zero, non ti mette mai a zero. Però c'è caso e caso, perché se questo minimo qua, no, faccio finta, fosse come il massimo che ho dato stamattina, che era sul doppio massimo della notte, acquisisce un sapore diverso, quindi diventa una miglior scelta statistica. Fate finta che questo è il minimo, no? Cioè sul minimo di giornata, facciamo finta che sia questo, e qui così, e ho anche i 10 pip del canale. Bene, guardo un attimo, se non rompe subito, ragazzi, ragazzi, è troppo pericoloso, me ne tiro fuori. Qui invece, che cos'è questo? Non è niente in proporzione, c'era un minimo più basso, quindi potevo andarlo sicuramente a prendere. È un esempio, ok? Detto questo, con i sé, con i ma non si fa niente. Io ripeto, trado live, ho fatto un trade stamattina, è andato bene. Ieri ho tradato anche bene. Martedì ho cannato la giornata, ma di oggi, con il trade di stamattina che qualcuno ha fatto, mi sarei già riportato praticamente verso i top dell'equity. Quindi voglio dire, non ho fretta di dover fare sto trade
Oggi pomeriggio non traderò perché ovviamente ve l'ho appena detto, la volatimetria è troppo distante dallo zero. Domani un giorno che posso prendere anche con più calma, se c'è il segnale subito, ok, se no, se guardiamo poi domani se nel pomeriggio c'è qualcosa che può far muovere i mercati, si ferma, altrimenti si può anche staccare. Poi la prossima settimana, ripeto, obiettivo ritornare al top dell'equity, al massimo della mia equity. E sempre diventare più bravo, ok? Nella disciplina, nella fermezza, nel non soffrire i drawdown, eccetera, eccetera. Se invece avessi fatto lo short non filtrandolo con il discorso del precedente equilibrio, è ovvio che avrei perso meno 1%, poi mi sarei girato long, avrei perso meno 2, meno 1, totali meno 2, ma singolarmente meno 1,2%, ok? E quindi io poi in generale, non dico oggi qui che l'avrei fatto, però in generale io qui gli metto l'1,5%. Ok? Fabri, quindi vuol dire che se poi va lassù gli metti il 2? Sì, e che poi se vieni qua giù gli metti il 3, se va lassù gli metti l'8? No, no, ma neanche mi aspetto di doverlo fare, perché se il mercato trova un equilibrio, ok? Quell'equilibrio lì gli sta servendo come o accumulo o distribuzione per poi partire, ok? Da che parte a priori non lo si può, secondo me, oltremodo pensare, ok? Ripeto, se voi guardate sotto, non è nel rettangolino della registrazione, ma se voi guardate sotto il colore del trend vol, anche qui e anche qui. Ok? Il trend vol è l'indicatore di maggior probabilità, però se io ho una maggior probabilità verde, cioè long, no? E questa non si fa sentire perché la volatimetria rimane sotto il suo zero, addirittura va presa al contrario, cioè vado short ancora più convinto perché se non riesce a ritornare con il trend vol verde, la volatimetria sopra lo zero. Man mano che si scenderà, si consumerà il trend vol verde fino a diventare rosso. Sono quei trade short 3, long 3 della dispensa, per intenderci. Ok? Quindi io qui, poi dopo vi leggo ben volentieri, io qui ho finito, ragazzi e ragazze. Non sto tirando il secchio a nessuno o facendo la predica a nessuno, però sto parlando sinceramente di quello che è il trading. Quindi nel trading bisogna saper accettare le perdite, ma non in maniera passiva, non cioè tipo salgo sul ring, non mi alleno, salgo sul ring e se ne prendo pazienza, no, non funziona così, ok? Mi alleno un casino 2 volte al giorno per tanti mesi, mantengo il focus solo sul fatto che salirò sul ring, salgo sul ring, mi sento Rocky Balboa. Veramente, mi sento veramente Rocky Balboa, ma devo mettere in conto che dall'altra parte magari c'è un Rocky Balboa ancora più forte di me. Lo devo mettere in conto. Lui dovrà dimostrare di essere più forte di me, ok? E non sarà una passeggiata, glielo prometto. Ma allo stesso tempo so che anche per me potrebbe non essere una passeggiata e quindi serve tanto allenamento fisico, mentale, eccetera, eccetera. E poi ce la si gioca, ragazzi e ragazze, ce la si gioca. Nessuno può garantire il successo ad un'altra persona, siete voi che dovete giocarvelo con l'atteggiamento che vi ho detto, ok? Ma con gli attributi, ragazzi e ragazze. E il trading, come ho detto l'altro giorno, poi quella roba lì la scriverò da qualche parte, cioè io ho detto, se non ti piacciono le montagne russe e vai al parco giochi, al Luna Park, non ci sali. Se sai che a priori ti fanno venire paura, ansia, il cuore che va in gola, non salire, va bene, ok? E poi saltavo, era uno stimolo, no? Una provocazione per dire, non è che nel trading dovrai a tutti i costi accettare le montagne russe, ok? Ma nel trading non la fai quest'equity, salvo che non usi mai gli stop e c'è il trucchetto dentro, poi però fanno così in genere, ok? Quindi abituati pure a fare così. Poi, per qualcuno questa è una cosa naturale, per qualcuno è una montagna russa. Solito discorso, se non sai nuotare, ok? Se non sai nuotare,
Io ho tirato fuori dall'acqua in, ma penso, ma neanche un metro di acqua, una ragazza che stava affogando, è caduta indietro e sbiancata, le è venuto il panico, non riusciva più a tirarsi su. Non, cioè, fa ridere se ci penso, però per lei è stata un'esperienza, penso, deleteria, paurosissima. Non riusciva più a tirarsene fuori. Incredibile. Soffrire in meno di un metro d'acqua è impossibile. Uno dirà, ve lo giuro, è così. Cioè, poi dopo ci si rideva e scherzava. Per uno che sa fare surf, va a cercare un mare mosso che abbia delle onde di 10 metri, se sono di 15 ancora meglio. Dovete capire questa cosa qui nella vostra vita. Finito il discorso, basta. Poi da qui mi fermo. Allora, chi se ne sbatte, sempre così, no? Da ragazzino, a calcio mi dicevano, entra con coraggio, perché se entri con timore ti fai male. Va bene, è vero, nel senso se voi entrate qui con il timore, vi fate male, ma anche se entrate con troppa spavalderia, vi fate male. Allora trovate voi la giusta via di mezzo. E quindi, Fabri, io faccio solo la prima. Benissimo, oggi pomeriggio facevi questa, perdevi meno uno. Ti fermi. Domani un altro giorno. Quella di stamattina ha subito pagato anche un po' di più una. Quindi va bene così. Tante volte pagherà il primo colpo, diciamolo così. Fabri, io faccio anche il reverse. Benissimo. Allora vai long e quando ritorna qui fai meno 1,2. Ti fermi lì per tuo modello che ti sei scritto? Sì. Mi dispiace, hai preso varianza negativa, preparati pure che durante la tua carriera da trader ne prenderai di varianze negative, quindi nulla di nuovo sotto il sole, stai nel tuo modello, sì, allora devi essere grato a questa giornata. È facile a dirsi, difficile a farsi, Fabri, sì lo so, sembra un assurdo, ma è così. Il trader può trovare piacere e dovrebbe essere a fine giornata felice solo di una cosa, perché è l'unica cosa che può gestire. Noi non possiamo gestire il grafico, non possiamo gestire niente salvo scriverci un piano di trading, un modello di trading, vi ricordate, lo diceva Carmine, e seguirlo. A fine giornata tu hai seguito perfettamente quello che c'era scritto, perché quello che hai scritto hai visto che funziona su base statistica, sì, allora gioisci, gioisci. Cioè io ci pensavo anche prima, ma perché in altri lavori va sempre tutto bene, tutti i giorni sono perfetti? È questo. Allora riportate questo mestiere ad un mestiere normale. O normale non si può mai dire perché non si sa cosa voglia dire. Però in qualsiasi lavoro c'è la giornata storta. Sono Cristiano Ronaldo, non perché sembra augurarglielo, ma ci mancherebbe altro. Però sono un calciatore che mi va tutto a gonfie vele. Sono bello, sono ricco, faccio quello che voglio. Tendenzialmente tutti i giorni, quindi apparentemente posso essere felice, o lo sono veramente. Un giorno faccio una scivolata, mi spacco il crociato, boom! Può capitare. E lì è pure peggiore, perché sempre bene e poi improvvisamente male, no? Invece qui siamo più fortunati, perché qui tutti i giorni le prendiamo e le diamo. Le diamo e le prendiamo, ok? Io ho fatto dei match 2 o 3, non di più, un po' programmati, perché poi le federazioni gradiscono un po' di più uno, un po' di meno un altro, agevolano un po' uno, un po' meno l'altro. Lo stesso Tyson comunque ha ricevuto tanti favoritismi quando dovevano tirarlo su, e quindi incontri del cavolo che ovviamente non poteva mai perdere. Bene, ho fatto 2 o 3 match con persone che non potevo mai perdere, ma neanche se perché lo sapevo, eccetera, non con arroganza. Bene. Poi ho fatto un match dopo averne fatti 2 o 3, un po' così, ovviamente vinti, un match più vero. Porca miseria, non mi ricordavo che fosse così duro salire sul ring. Ah, non era come prima. Già, così, però se ti piace la sfida, allora poi, dopo il primo trauma di 10 secondi, perché non hai maggior tempo di 10 secondi, dici ok, adesso cerchiamo di utilizzare i miei allenamenti, la mia testa, il mio fisico, la mia astuzia, per quella che può essere quella di ognuno di noi, dati da fare, Fabri. Ok? Quindi qui è uguale, basta, perché sennò poi eccede. Però, ripeto, ragionate su questo. Allora, faccio anche il reverse qui, ma se faccio il reverse qui, io sono già a meno 2,2 di grafico, poi può esserci un po' di slippage, aggiungo i costi, eccetera, eccetera, e anche un po' di più. Sono a meno 2,2 in giornata, ok? Cioè questo un'istituzione
chiaramente investing, e quello che ve lo dà col più in 2 anni, 2 anni e mezzo, ok? Quindi un lavoro istituzionale perso in un giorno, anzi non in un giorno, in pochi minuti, attimi. Bene, cosa faccio? Vado avanti o no? Se vai avanti e gli usi un po' di ancora martingala e metti l'1,5% di rischio, e porca miseria, intanto abbasso l'audio, mi ha spaventato sto alert. Se tu gli metti l'1,5% di rischio e perdi il terzo colpo, fai ancora meno 1,5% e vai a meno 3,7%, più i costi sei a meno 4%, più o meno, per dire, un po' di slippage, eccetera, meglio pensare così. Ora, cosa rappresenta nella tua giornata al meno 4%? Ho letto adesso Paolo. Cosa rappresenta nella tua giornata al meno 4%? Cosa rappresenta? Non lo so, facciamo le solite trafile, 100.000 sul conto, meno 4.000 euro, dollari, generalizziamo come importo, meno 4.000, sei 10.000 meno 400, 6.000 meno 40, poi chiaramente tutti gli altri tagli. Se vuoi diventare un o una trader, ok, devi, secondo me, questo lo dico imperativo, devi dimenticarti di paragonare questo, che tu puoi perdere in 2 ore, devi dimenticare, o addirittura in altri modelli, ne abbiamo parlato, no? Stamattina ci sono ancora modelli ancora più veloci, diciamola così, ok? Quindi in pochi minuti o qualche ora tu puoi ragionare per dire sul perdere questo, no? Anche. O magari 100.000, aspetto un attimo a metterli, però capitale diciamo di 40-50.000, ecco. Si va a mettere da parte, diciamola così, si ha, si può usare, e quindi mettiamo anche il caso, un caso che può essere già, insomma, anche veritiero per molti, un meno 2.000, no? Ok? Bene. Allora, se tu ti confronti con la società reale e hai in testa la società reale e pensi a queste due cifre contestualizzate nella società reale, allora non puoi fare il trader o la trader, ok? Perché dicevamo stamattina, esempio reale, eccetera, eccetera, la persona laureata che non fa neanche il lavoro che vorrebbe probabilmente fare, e io penso che tendenzialmente a livello di un mese di lavoro, dove tutti i giorni prendi la macchinina, vai nella sede del lavoro, a pranzo stacchi, decidi o di andare a mangiare con i colleghi, o a volte avrai voglia di ritornare a casa, poi ritorni sul posto di lavoro e ritorni nuovamente a casa, e lo fai dal lunedì al venerdì, e se il capo ti dice vieni anche sabato, lo vai a fare, perché dire no non si può, ok? Io poi lavoro anche il sabato e la domenica, ma non è per me lavoro, mi piace, mentre quel sabato lì che ti viene richiesto non ti piace, ok? E fai tutto sto tram tram. Tu alla fine del mese forse questi non li guadagni neanche, anzi, diciamo senza il forse. E qui in 2 ore li hai persi, per non dire anche di più. E mi sono fermato a un conto da 100.000, che non è che sia poi la regola, è solo un esempio che calza bene, perché fai micro lotto, mini lotto, lotto, ok? Bene, allora lo ragioni da solo con te stesso o con te stessa, perché se vado short e mi va lassù, faccio finta, sono meno 4%. Cosa fai, Fabri? Vai avanti? No, non te lo devo dire io, lo devi capire te, perché se io ti dico una cosa che ti allinea a me, non ti serve. E se io ti dico una cosa che invece tu non avresti fatto e la fai e poi non va bene, ti senti un dolore dentro che ci siamo capiti. Quindi devi decidere te, nessuno può decidere della tua vita se non che tu o te stessa o tu stesso. Ok, finito, basta. C'è altro da dire? Allora, detto questo, probabilmente potrebbe essere una buona idea provare il primo trade dalla parte dell'equilibrio, quindi avrei fatto un long e un reverse, questo l'ho già fatto ieri in diretta, e ho anche ieri preso lo stop e poi ho fatto 25 pip giù. Qui il modello che cosa ti sta dicendo? Che quando la volatimetria è stata quindi in zona 0, poi anche qui e poi anche qui chiaramente in zona 0, questo è un problema da risolvere. Ok? Quando è stato in zona 0 è andato un po' più sotto e anche un po' più sopra,
però in entrambi i casi non ha fruttato. Ma quando ad un certo punto è andata di nuovo da qui, diciamo, sotto lo zero ed è rimasta sotto, prima o dopo il prezzo va da quella parte. E quindi chiaramente se le avessi fatte tutte, ma cioè, non è che io stia spiegando chissà che cosa. Allora, meno 1%, meno 1,2% da qui stoppato qui. Qua ci metto l'1,5, ma attenzione, dico queste cifre anche per far prima, ma tu puoi già solo dire 0,10, 0,12, 0,15, mezzo punto percentuale, che ne so, 0,6, 0,9 o 1, cioè dipende da voi la regolazione del volume, ok? E oggi è stata questa giornata per spiegare proprio questo, trasmettervi questo, cioè non seguire Fabri, segui il modello. Okay? E io non mi offendo, sono il primo a dirvelo, perché, come ho detto a qualcuno, se io un giorno svariono un po', sfarfallo, ditela come lo dite voi, ok? E tu quel giorno mi segui, allora ti subisci la mia varianza negativa. Ma siccome anche tu poi avrai la giornata dove sbaglierai, perché è impossibile che non si sbagli mai, solo i Rambo e il comando del trading non sbagliano mai, però poi non ci mettono i soldi e non sbagliano, quindi, per quello che non sbagliano. Allora, anche tu cadrai in una giornata dove, perché la sera prima hai discusso con marito, moglie, fidanzato, fidanzata, compagno o compagna, perché ti sei svegliato con il piede storto, ok? La luna storta. Sbaglierai la giornata. Qua, sai quando te ne accorgerai? A fine giornata, ma sarà troppo tardi, ok? Allora, così sbagli quando sbagli tu e quando sbaglio io. Allora, se invece segui il modello che fino adesso, nelle ultime 15 settimane, onestamente, ad andare in contrarian, ha sbagliato solo martedì di questa settimana, invece a prenderlo in trend non ha sbagliato neanche questo martedì, chiaramente si può prendere degli stop loss, ma martedì in realtà ha dato solo un segnale, pronti partenza via, a bomba, allora è decisamente meglio. E allora, Fabri, quanto ci metto qui? L'1%? Non lo so, io ti posso dire che puoi metterci dallo 0,1% fino, se fai un colpo solo, anche al 5%, secondo me regge. Ma se non fai un colpo solo, qui cosa fai? Poi gli metti il 7, poi qui cosa fai? Gli metti il 9, allora fatti due calcoli e poi l'11, faccio un esempio libertino. Bene, facci due ragionamenti prima, ok? Allora, detto questo, a fare questi tre segnali, meno 1, meno 1,2, entro qui. Ad un certo punto, quindi qui guadagno l'1,5. Ok? Di nuovo, è una questione di scelta. Io in genere tengo perché divento testardo e quindi tengo. Allora lo sapete che tengo e quindi sostanzialmente arrivando qui, poi in questa zona, se si ha la fortuna di non cliccare anche proprio subito e anche la fermezza dei nervi, più che fortuna, sarebbe stato interessante. Ma se mi chiudo qui, faccio 20 pips circa, per 2, 1,5 faccio più 3. Quindi più 3 meno 2, qualcosa, oggi chiudo a più qualcosina, 0,2 con i costi, 3, 4, 5. Se qui riesco a tenere un po' di più, già solo 10 pips più sotto, allora oggi chiudo di nuovo a più 1,5 barra 1,8, eccetera. Finito. Devi capire tu che cosa voglia dire entrare qui e magari doverti girare là ancora là. Ora, lo ritieni probabile? No, ma non impossibile. È questo il trading. Quindi questa comunque è una piccola montagna russa. Poi è ovvio, è stata favorevole, la ricordi con piacere, perché hai fatto tan, tan, tan. Ma ricordati che poi dopo che fai tante volte tan, tan, tan e tan, farai tan, tan. E si allunga se usi la martingala e poi chiudi quella giornata. Va bene, il giorno dopo ci ritorni sopra. Se hai fiducia nel modello, allora non ci vedo dei problemi. Ma per aver fiducia in un modello, devi aver fiducia in te stesso o in te stessa, perché qui il terreno fermo non è tangibile. Ok? Se io decido di fare il muratore, ok? Per esempio. Se decido di fare il muratore ho tante cose più tangibili, cioè oggi il capo mi ha detto butta giù quel muro, avrei avuto il martello in mano, lo scalpello o il martello pneumatico e avrei buttato giù il muro. Il martello pneumatico lo sento, lo percepisco, lo vedo e lì lo vedo proprio, cioè lo tocco, è reale, ok?
Qui invece non è niente di reale, non capisci niente fino a quando non vai a provare a dialogare con i soldi del tuo conto. Allora lì capisci che è reale, capisci che non è un gioco e capisci tante altre cose, ma le devi capire tu perché chiunque te le dica e anche con le più belle parole non ti arriverà mai nel profondo del tuo cuore quanto l'esperienza vissuta in prima linea, quella reale, quella che facciamo tutti i giorni. Quindi ragazzi e ragazze, quest'oggi il modello ha dato uno short stanotte, qua diciamo, e l'ho registrato perché ha rotto il canale sotto e ha pagato fino a 20 pips. Poi, se una persona dorme con il sonno polifasico di Leonardo, può essere anche che lo prenda. Io già non dormo tutte le notti, quando riesco dormo, allora mi sono svegliato, prendo parola alle 9, ma alle 9 meno qualcosa eravamo qui così. Poi qui perché si è fatto il grafico così? Boh, non lo so. Eravamo qua così e ho tracciato il canale, mi ha eseguito long qui, mi ha sfiorato di un pip il reverse e poi è andato in questa zona che erano i massimi della notte e quindi io qui ho fatto il mio gain, che gradivo anche fare dal punto di vista del capitale psicologico, ok? Bene, quindi mi sono già portato una zona di tranquillità rispetto al trade ai trades di martedì, quindi va bene, punto prossima settimana a ritornare sul massimo della mia equity, ok? Poi stavo un po' parlando, ma avevo tirato i remi in barca del capitale psicologico, perché come posso in una fase dove Larry Williams, martedì ho fatto una corsa troppo veloce, mi è arrivata la fitta al fegato, il fiatone, allora cosa ho fatto il giorno dopo? Ho rallentato. Infatti, mercoledì mattina non ho fatto un segnale che peraltro era buono, ma mi è scappato di un pelo quello. Non sono stato pronto ad un pronti partenza via intorno alle 9 ieri ed è partito bene lo short. Oggi stavo già meglio, infatti non ho avuto problema a fare un pronti partenza via. Ieri pomeriggio ho fatto uno short reversato long meno 10,2 pips più 24. Quindi è in martingala, quindi ottimo, mi sono portato avanti di capitale finanziario ma molto psicologico. Questa mattina sono partito, qui non me la sentivo di trasformare un gain in uno zero, quindi ho chiuso prima una parte, poi un'altra parte, una parte l'ho ancora tenuta, me l'ha stoppata in trailing, verso 10 e mezzo, 11, quello che era, è arrivato sto short, non l'ho fatto perché se lo faccio e mi va male, mi consumo troppo capitale psicologico, quindi sì che chiacchiero, ma ragiono nel frattempo e ragiono per me stesso, come ho chiesto a voi di ragionare per voi stessi o voi stesse. Quindi il discorso è, io qui ho fatto abbastanza velocemente le due scenette nella mia testa. Lo faccio e mi va male, tra virgolette, ovvero vado in stop. Non lo faccio e va subito bene. Ho scelto di prediligere la sofferenza minore, cioè quella di non farlo, perché se non lo faccio e va giù, sì, mi girava a non vederlo andare giù, perché sarei già andato praticamente a recuperare la giornata di martedì. Va bene, se non è oggi, è domani, ragazzi, o sarà la prossima settimana, ok? Se invece lo faccio e mi va male, mi consumo, non è il problema del capitale finanziario, è quello psicologico. Non avrei proprio gradito, ok? Adesso sto di nuovo in ripresa, sto bene, sono sereno, quindi sono pronto alla lotta. Invece qui prendermi non mi andava. Comunque, quindi questa l'ho fatta e ha vinto. Allora, oggi più 20, che è il primo target. Mi ha dato qui un più 14-15, ma io l'ho chiuso. Se avesse dato ancora 5 in su, chiaramente direi anche qui secondo target, ma a più 10 sul doppio massimo. Puoi anche non perderla più, io comunque qualcosa gli ho preso. Questa qua, rischiando 10,2, ha pagato 20 tranquillamente e anche velocemente. Quindi sono già 20, 40. Questa qua, chiaramente se faccio questa da 20, questa qua quando sono là, magari me la posso provare a giocare sui massimi, perché può anche sbarellare bene. Quindi la faccio 0, allora più 20 nella notte, supponiamo 0, più 20 chi ha fatto questa mattina qua, quindi puliamo 20, 0, 20, io ho fatto solo quella che ho segnato a 0, poi oggi pomeriggio avrei avuto a farle tutte da qui fino a qui meno 10,2, poi da qui fino a qui meno 10,2 e poi da qui fino a qui più 20 e qui
non è da escludere che ti puoi anche magari segnare un più 30, perché qui non ha tenuto per veramente, cioè questo è un grafico sostanzialmente a un minuto, qui si è stanziato veramente poco il prezzo, quindi un più 25, per dire un più 30, per non dire anche un po' di più. Allora, se io ai 10,2 pips assegno mediamente un po' più dell'1, perché non è che le fai tutte in guadagno al primo colpo, no? Però assegniamogli l'1%, allora 20 cancellano queste due qui, 20 puliti, perché questi 5 li uso per pulirli, diciamo così, 40 pips. Ok? 4%. Sono le cifre che più o meno facciamo girare, ragazzi e ragazze. Grafico è fatto e tutto, ma la regola è sempre quella della volatimetria, poi puoi fare la divergenza o meno. Quindi 4%, ok? È tanta roba, è tanta roba, cioè è quello che io gli ho dato al mercato martedì sostanzialmente, ok? Facendo anche un po' degli errori, eccetera. Va bene, cioè spero la prossima settimana, se non già domani ancora con un trade magari a meno 10 pips, di riportarmeli a casa. Allora da lì poi vi faccio vedere ulteriormente un po' di aggressività in più, quindi un po' meno parole, un po' più di trading. È sempre così, ragazzi, ragazzi, un tira e un molla. Ok, quando sono a posto non si parla, si trada. Quando sono in recupero potrei starmene zitto, ma mi fa piacere condividermi, e allora parlo, 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 perché così non trado, non trado, non trado, perché sto rallentando, rallentando, rallentando. Suggerimento di Larry Williams che gradisco più che volentieri, ok? Va bene, questo è il quanto. Adesso chiaramente si poteva parlare di tutto quello che si voleva, perché chiaramente la volatimetria si è fatta un po' sentire su questo rimbalzetto. Adesso lo vediamo a colpo d'occhio, ma chiaramente non credo che riesca più a ritornare di oggi sullo zero. E se ci arriva in un orario in cui è bene non tradare probabilmente più per la stanchezza, per le distrazioni, e perché anche se la volatimetria, trovando un equilibrio, può effettivamente poi accumulare o distribuire, quindi poi partirà, però magari ad una certa ora ci metterà un po' più di tempo a partire, perché obiettivamente non ci sono tutti i soldi su questo mercato che ci sono in fase europea, più europea e americana. Ok, tutto qui. La divergenza, ripeto, se tu tracci, adesso facciamolo così perché almeno so, se qui mi va a prendere perfetto il canale, così, cioè questo. Possiamo togliere questo e usarlo qui, no? Se io traccio qui il canale, quello giallo, e effettivamente la sua metà, ok? Allora io ho un minimo, chiamiamolo 1, poi un minimo 2, io sono in zona 3. Ricordatevi che i canali inglobano 70-80% di tutti i mercati. E qui era bello perché guardate, qui è il primo punto, questo è un secondo punto, no? E questo è il terzo, quindi io posso tracciare un canale su un triangolo, quando hai un triangolo, no? Benissimo. Poi cosa è successo? Allora, sempre tracciarli non è una brutta idea, no? Perché adesso lo zero che era qui, no? E che poteva o meno prendere lo short e poi prendeva anche il long si è trovato ad un certo punto sopra il canale che vedo adesso, perché prima non l'avevo tracciato, quindi sempre tracciarli, ok? Allora, sopra il canale o sotto il canale sei in una zona di eccesso, il che vuol dire questo, che non è detto che torni indietro, ma è detto che se vai sopra o sotto il canale deve sbrigarsi a partire, deve sbrigarsi. Quindi tu sai due cose: la prima che devi ricordarti è che quando tu, qualora entrassi long sopra il punto dell'equilibrio di 5 pips, entri long qui, tu stai entrando su sopra, stai andando i prezzi, anzi non tu, stanno andando sopra il canale alto. Ora, questo non è necessariamente un eccesso che dovrà pagare subito andando giù, ma se non parte subito in su, cioè gli dai uno, due tentativi, cioè non hai tempo, non hai tempo, se non parte subito togliti dalle scatole. Ok? Quindi di nuovo, Fabri, ma allora io nel modello devo usare anche questo? Risposta così per farvi sorridere, spero. Ma usa quello che vuoi, ma è un lavoro, ragazzi e ragazze, cioè non è che se vai a fare un corso di cucina, cioè
lo chef ti dice usa questi ingredienti, poi lui gli mette il colpo di classe con un ingrediente che non ti aveva detto, ah ma non l'avevo capito, vabbè, ma ragazzi, cioè, ci sono delle linee guida e poi prendi un attimino in mano la tua vita. Quindi se tu qui ti trovi long e per sbaglio hai tracciato il canale, ricordati questo, sei in eccesso, il che vorrebbe dire anche un eccesso così. Possono eccedere anche al rialzo, ma se è così, allora partono subito. Quindi se tu vedi che rompe qua, accelera, vedete, fino, posso zoomarlo un attimo. Blocchiamolo solo sto canale. Ok. Vedi, lui rompe il canale, lui il prezzo e accelera, pullback al canale. Fino lì, se sei long, diciamo che va bene. Rompe il massimo, va molto bene, da qui mi aspetto che parta. Invece ritorna giù, ripullback al canale. Fa un massimo decrescente e rompe il minimo, entrambi del pullback che ti trovi qui. Io dico, se hai lo stop loss, non mi ricordo l'avevamo disegnato, non è sbagliato uscire qui. Ma il modello prevederebbe che, ho capito, ma allora fai un trading system con due regole, che va molto bene, ma non traderà mai come si può tradare. Che poi si riesca tutti i giorni a tradare bene. Non lo so, sicuramente provate a voce alta con i vostri amici e vedete che cambiano le dinamiche. Questo per dire che io cerco di tradare al meglio tutti i giorni, credo di tradare abbastanza anche bene, vista la condizione di trading che ho, cioè a voce alta con telecronaca, con domande, risposte, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, e il modello diceva di girarsi short qui per dire, no? Se non mi ricordo. Tu puoi risparmiare questo se acquisisci queste competenze. Ok? Quindi, ovviamente, una volta riassorbito il canale dall'alto verso il basso, la mediana, la mezzeria, chiamala come vuoi, la metà è un target. Cioè questa linea qui è un target, ok? Quindi ti può aiutare con l'IMAVA forse con i 20 pips o qualcosa del genere. Ad un certo punto tu hai tracciato il canale, vedi la volatimetria che sul canale, sui minimi del canale, che ti tracciano questa trend, c'è rialzo. E quando tu arrivi in questa zona, rispetto a questo minimo, la volatimetria è più alta. Benissimo, molto bene. Allora qui fai lo stesso ragionamento. C'è un eccesso, quindi non so se verrà riassorbito o sarà amplificato, ma so che la prima cosa che penso è che se parte giù deve sbrigarsi, non ha tempo, non ha tempo. Allora, e poi c'è la divergenza della volatimetria, no? Allora tu sei lì, zoomi. E dici, qui ha accelerato, poi ha respirato, poi ha provato a rompere nuovamente e sei sotto al canale e non è partito, campanello d'allarme. Ripullback al canale, ci riprova, non parte. Ragazzi, ragazze, non è una certezza, ma a grandi linee è così, cioè dovrebbe andare dall'altra parte. Ok, allora cosa fai? Ci provi quando magari richiuda la candela sopra il canale basso. Ma non hai la certezza, non hai il terreno della sicurezza sotto i piedi e quindi metti uno stop loss qui sotto. Però vai a ragionare in una maniera che oltretutto a me piace, mi torna e secondo me su base statistica funziona anche, cioè la divergenza alla lunga paga. Ebbene, allora entro qui, stoppo qui sotto e il target è la metà del canale. Finito, basta. Allora, quando si voglia andare in contrarian, come qualcuno di voi stamattina diceva, effettivamente tracciare i canali, ok? Quindi tracciateveli sempre perché tutti i giorni avete i canali. Ora, ma il canale intraday, multiday, la cosa migliore, e sono sincero, sarebbe tracciarne un po', nel senso un canale che mi inglobi le ultime 2 settimane, magari c'è, un canale che mi inglobi l'ultima settimana, magari c'è. E poi un canale degli ultimi 1 o 2 giorni e poi anche un canale, l'ultimo, quello più stretto in quel momento lì dove tu stai decidendo di operare. L'altro giorno, questa giornata qui, effettivamente, ad un certo punto, prendiamo questo qua. No, questo qua non c'entra niente. Questo. Effettivamente già questa è la risposta, no? Usa la volatimetria in divergenza, no? Un punto, questo qua
con Lima va bene, questo qua con Lima va bene, e poi ho questo. Quindi in realtà io lo traccio con questo massimo e questo massimo, ok? E poi lo unisco con quello precedente, cioè traccio la parallela su questo minimo che è prima di questo che è dopo, ovviamente. Vedo che tiene bene il canale. Bene, il mercato è incanalato, ok? Quindi se io ho una divergenza come c'era, allora questa zona è uno short, primo target la metà, che era una zona che io ambivo, eccetera, eccetera, cioè in realtà ambivo un po' più basso, ma va bene così, e poi la parte bassa del canale. Poi se i prezzi risalgono e non riescono più a ritornare sulla parte alta, allora vai a tracciare, e qua si vede subito, un altro canale, perché ripeto, il mercato è dinamico e si muove da un canale ad un altro, quindi tu vedi questo altro canale e tracci anche questo, ok? Finito, basta, non c'è. Scusate solo un secondo, arrivo subito. E quindi dicevo, volevo togliere questo canale qui. E quindi il mercato ad un certo punto che è sceso, risale, fa il primo minimo crescente, prova a rompere, ma non parte, ridiscende, tu te ne accorgi, tracci il canale e il canale precedente è come se ruotasse un po' verso il basso, no? E quindi cosa succede? Che poi nuovamente se ancora non se c'era ancora la divergenza su questo massimo qui, dopo che hai tracciato il canale così, questo è il triangolo del canale, bello che funzioni anche qui, quando arriva qui ci provi. Non c'è una, cioè non è che sei sicuro, ci provi. Allora alla fine dell'anno, se provi maggiormente nelle zone giuste, ti capita quello che capita alla roulette, al casinò, tendenzialmente. Quando esce la chance, quindi 0, scusatemi, quando esce lo 0, le chance, quindi rosso, nero, pari, dispari, primi 18, eccetera, eccetera, perdono entrambi. Allora, se esce 0, perdono sia chi ha puntato il rosso sia chi ha puntato il nero, e quello è il vantaggio del casinò, ad esempio, uno dei vantaggi, ok? Quindi se io sempre sono in postazione e riesco a tracciarmi questo canale, su questo triangolo, poi mi viene giù, io questo è l'ultimo punto, vedo subito che si ferma pure lì e poi c'era pure questo, quindi vedo che si è incanalato. Più di così non so spiegarlo, lo vedo, ok, benissimo. Ad un certo punto mi ritorna qui, la volatimetria scorreva verso il basso, quindi c'era ancora la divergenza, si stava, cioè lei si era già girata prima e continuava ad andare verso il basso. Qui clicco, lì io se vado a zoomare, adesso ho tracciato non benissimo il canale, ma comunque vado lì e dico, qui se va un po' sopra o parte tendenzialmente subito oppure fa marcia indietro. Allora vado short, primo target la metà, altro target. Però se mi sono fatto un'idea più da distante, maggiormente globale, diciamola così, allora posso pensare che stia girando. Allora cosa faccio? Io avevo un canale ampio così, ne ho uno più piccolino, un po' più magari girato. Bene, appena si gira il prezzo, cosa faccio? Faccio finta che i canali facciano così. Per intenderci. E quindi cosa faccio? Prendo 1, 2 e 3. Prendo questo triangolo qua e gli traccio un canale. E poi da lì è proprio di nuovo fare i conti con la nostra psicologia. Perché? Perché poi non è una cosa difficile il trading da questo punto di vista. Cioè, una volta che in questa zona magari sei entrato o è entrata short, no? Sei lì, no? Vedi che va subito giù. Supponiamo. Sei qui, cosa faccio Fabri? Guarda, comincio a tracciarti il canale. Ok? Comincio a tracciarti un canale. Per esempio, perché a questo punto ormai ce l'hai, questo punto ce l'hai e hai questo e sei qui come prezzo. Bene, finché stai sotto il canale alto, tieni. Fino a dove? Fino alla sua metà. Supponiamo che non la prenda qui e l'abbia presa qui. Quando arrivi qui, se vedi che proprio non è che si metta subito a risalire, hai già un'altra zona, che è questa. Quando va sotto, ok? Sono tutte zone dove conviene, se va sotto, ritorna un po' su, cominciare a chiudere. O tutto o l'80-90%. Se poi hai ancora tenuto qualcosa, lo chiudi qui, o se no lo chiudi qui, ok? Poi se in questa zona, dove magari, anche in funzione dell'orario, ci ragionano un attimino di più, non proprio, non, vedi che proprio non ce n'è, non vuole andare giù,
puoi valutare un rimbalzo fino alla metà più o meno, adesso non sarà proprio lì, ma come atteggiamento sì, fino alla metà del canale e tracci i canali, finito. Ok? Poi chiaramente può capitare che il mercato rompendo, perché se no sarebbe una legge, sarebbe scienza, invece una teoria, la teoria dei canali, non è una certezza, non è scienza. Allora chiaramente capiterà sicuramente anche che andando sotto e poi riuscirà a stanziarsi un po' sotto, ok? Infatti non mi ricordo più chi, ma questa persona faceva praticamente proprio quello che avevo già fatto vedere, praticamente la natura delle quotazioni, quella di incanalarsi, però tu non puoi necessariamente avere solo un canale. Allora, questo personaggio mi sembra americano, quindi il nome non me lo ricordo proprio, faceva una roba tipo questa. Vediamo questa, facciamola pure verde. Tante linee parallele, no? Al canale che ho tracciato, però le andava ad unire su tutti quelli che per lui erano in questo caso i minimi più significativi, ma non 1 più 1 uguale 2, no, tutti questi minimi qua sto puntando. Questo, adesso punto questo c'è già, poi punto questo, o anche questo massimo. Quindi lui faceva una sorta di strada a tante corsie. Ok? Punto. E su quelle zone lì chiaramente andava a ragionare. All'inizio, se non lo fai mai, chiaramente è un bordello, diciamolo chiaro e tondo. Però se prendi l'abitudine, adesso più o meno così, il senso è quello di, poi questo non viene più preso, il senso è di lavorare in zone di probabilità. Allora poi cosa succede? Che l'idea è lavorare su zone di probabilità e tu quando viene toccata una linea di probabilità, come fai a decidere se usarla in tenuta o rottura? È classico 1, 2, 3 di Rossi, il martello o la chiusura sopra. O non lo so che cosa, se, cioè più che questo non serve altro, ma magari tu sai delle cose che io non so, quindi, ok? Quindi tutte queste linee qui, quando ci arrivi, ci lavori, ma non è detto che tu, facciamo finta, che ne so, adesso, vediamo un attimo, magari tu vai long su questo martello, ok? Non è detto che vada subito su questa linea. Perché se no ci metto la casa. Allora io ci provo, vado long qui, perché magari c'è una divergenza di un tuo indicatore, metto lo stop loss qui sotto e me lo chiappa. E mi metto a piangere? No, reagisce, rientro long, rimetto lo stop e vado a prendermi il target. Quindi ti dà degli spazi tradabili su base probabilistica. Ovviamente, ripeto, su base probabilistica, ok? Però se andate a vedere, se lo tracciate un po' così, ma sono zone dove, ripeto, tu puoi andare da una zona all'altra, ok? Finito, basta. Quindi questo è un pensiero per oggi sui canali. Quindi, detto questo, adesso ripeto, la divergenza, l'eccesso si sono fatti sentire, sono andati a prendere il canale centrale, la volatimetria chiaramente è in divergenza rialzista, se continuerà a salicchiare anche non tanto lei salirà di più, arriverà a zero, se ci arriva vedete un po' se avete voglia o meno. Ok, quindi io interrompo il mio intervento di oggi e ho parlato così perché, ripeto, so che stiamo crescendo, so che ci sono molte persone che ci credono veramente e questo è fantastico, è fantastico. Allora, per fare al meglio le mie due missioni, quindi sia il mio trading che l'altro ruolo di persona che istruttore tecnico, che cavolo ne so, ok? Allora mi impegno al 100% e purtroppo bisogna fare tante parole, perché? Perché solo tante parole tendenzialmente molto simili, perché poi sono quasi sempre uguali, ti vanno a colpire dove devono colpire, cioè non la parte alta ma la parte bassa, diciamo così, non la razionalità ma la parte subconscia, ok? Allora, siccome molti di voi ci credono realmente e questo è fondamentale, ok? Perché se non ci credi tu, non c'è nessuno che ci può credere, che ci può credere per te, ok? O se ci credi veramente, bisogna distribuirsi bene da tutti i punti di vista energetico, dello studio tecnico, dello studio psicologico, tutto, e fare tutto con cura e se si può con un po' di calma, perché se ci credi veramente e non ce la fai, ti becchi una delusione
Peggio di quelle dell'amore, che ci ha dato l'amore, le prime delusioni d'amore quando speravi che la ragazza, il ragazzo che ti piacevano si innamorassero di te e magari ci si è provati, ci abbiamo provato ad innamorarci, ma poi non scattare delusione d'amore. Qui è molto peggio, ok? È molto peggio. Allora, per questo tiro sempre in ballo il discorso no illusioni, ok? Questo mestiere si può fare, ma accetta che non sia il mestiere della tua vita, ok? Allora, se tu accetti questo, allora inizi seriamente a poter provarci. Se invece ti illudi che lo farai sicuramente, sbagli. E quello è un atto di arroganza. Noi siamo qui dove in questo mestiere qui puoi dire ce l'ho fatta quando non traderai più. Allora andrai a vedere se ce l'hai fatta. Ma finché tradi, da un giorno all'altro puoi perdere il capitale psicologico e se perdi quello sei fregato, fregata. Infatti, questa mattina l'ho detto, io in questo momento qui ancora per 1, 2, 3 trade, penso che possano, se vanno bene come la statistica, sono quelli, ma mettiamone 5, ok? Così stiamo un po' più tranquilli. Allora, nei prossimi 5 trade la cosa più importante è il capitale psicologico. Infatti questa mattina, pur di preservare quello che è stato un po' riaumentato, non ho cliccato, ok? Ma non era difficile a livello tecnico cliccare, no? Cioè, il modello era lì ben chiaro, l'abbiamo detto prima che capitasse, eccetera, eccetera. Allora, se perdi il capitale psicologico sei fottuto o sei fottuta, ok? E se ci credevi tanto, è veramente una grossa delusione, peggio di quelle dell'amore. Allora, fate mente locale su queste o a queste parole, si può fare, ma è un mestiere e quindi capisco che da un lato ci siano delle cose anche complicate che vado a dire, ma in realtà non credo perché chi è che può dire le cose complicate? Chi insomma non fa una cosa come dire così alla portata di tutti. Il trading è veramente, forse quello è stato un problema. Il trading è alla portata di tutti. Allora io dico le cose che sono alla portata di tutti, ok? Allora, anche quelle che non sono alla portata di tutti, ma non con arroganza, perché magari non tutti riuscirebbero a pensare i cicli come li ho pensati io o la volatimetria come l'ho pensata io. D'accordo, ma quello che poi vado a scrivere nella dispensa, e lo dico, no? Lo stiamo dicendo, no? E lo usiamo, quello è alla portata di tutti. Non mi venite, attenzione, in maniera simpatica lo dico, è un provocarvi in senso positivo. Non mi venire a dire che la volatimetria sopra sotto lo zero non riesce a prenderla. Il problema non è quello, fosse quello il problema è come cavolo faccio a togliere teoricamente solo quelle brutte e lasciare quelle belle in zona zero? Ma mentre ci pensavo a pranzo, ho sorriso. Sapete perché? Perché ho posto la stessa domanda nella mia testa, nella mia testa, anche se mi sono capitate queste cose nella realtà, nella società reale, nella mia testa ho posto questa domanda ad un istituzionale che conosco. Nella mia testa è comparsa la sua risposta. Era un sorriso a 98 denti, ok? Cioè, Fabri, ma sei sciocco? Sei sciocco? Cioè, hai sta roba? Ma sei sciocco a farti tutte ste paturnie mentali? Ma sei sciocco? Ok? Ma veramente? E mi sono detto, porca paletta, ha ragione. Allora, siccome in zona volatimetria zero non ci vedo reverse illimitati, ovviamente, ok? Perché è veramente una zona di equilibrio e quindi faranno finte contro finte, ma quante ne fanno? Questo è già il massimo che ho visto, praticamente da tutte queste settimane, cioè non riesce a rimanere troppo sopra, cioè scusatemi, troppo, cioè non riesce a rimanere un po' sopra, non troppo, un po' sopra, un po' sotto, eccetera. Allora, qui io dico, magari rispetto a chi non ha 21 anni di grafici negli occhi e nella testa, non vedete un modo per filtrare dei segnali sbagliati. Onestamente, più di quello che stiamo facendo, non vedo ancora anch'io per adesso niente di più. Però la passione, la curiosità, eccetera, eccetera, mi spingerà a prendo questo, lo zoom, lo guardo per 10 ore di fila e vedo se ci vedo qualcosa, ok?
Bene, allora sì, quello magari non è alla portata di tutti, ok? Ma se io domani mattina vi dico che stanotte ci ho ragionato e ho visto che possiamo fare una cosa simile o un po' diversa, ma comunque non la stiamo ancora facendo questa cosa, e secondo me è migliorativa, e quella roba lì ti fa tracciare una linea che non è orizzontale ma è un po' inclinata, è un esempio, perché ti fa tracciare una linea così, perché funziona meglio, ok? Spariamo così un esempio a caso. Allora tu lo sai fare così? Ma porca paletta, ok? Cioè ci sono cose più difficili nella vita. E lì si ritorna sempre al punto a capo con il discorso che questo è il mestiere più strano del mondo perché non ha una veritiera e unica competenza, perché altrimenti gli ingegneri, i matematici, i fisici, gli studiosi della statistica, eccetera eccetera, sarebbe esclusivo per loro questo lavoro. Invece, spesse volte queste persone hanno fatto i danni maggiori che non di nuovo, senza offendere, una battuta poi non era neanche stata mia, però è vera, Tornadoc, magari della casalinga. La casalinga non sa che cos'è, magari, che ne so, qual è la terza legge della dinamica, però usa le divergenze meglio di chi sa cos'è quella legge lì, se la ricorda, la sa a memoria e sa ben di più ancora di quello, ok? Quindi questo è un assurdo. Io più di così queste parole le faccio per incoraggiare tutti quanti a partire da me stesso, no? Perché se io incoraggio voi, automaticamente voi incoraggiate me e creiamo un livello energetico molto bello che ti serve soprattutto nelle situazioni un po' più dure che tutti i giorni puoi vivere. Quindi non illudetevi di non viverle. Quindi se volete fare il o la trader, mettete in conto tutto questo. Poi i tecnicismi probabilistici non mancano, perché anche qui vuoi usare la volatimetria, ti ringrazio. Oggi ti porti a casa il canale. Il canale è una cavolata in senso simpatico. Spesse volte quel canale che c'era di là diventa un'onda di Wolf, ok? Spesse volte diventa un'onda di Wolf che c'era di là. Bene, tu puoi fare tranquillamente in totale tua autonomia più che bene usando il canale, ok? Scriviti le regole di utilizzo del canale. Un requisito è sopra o sotto se in una zona dove drizza le antenne. Teoricamente, se vuole andare dalla parte su o dalla parte giù, non ha tempo da perdere. Se comincia a perdere tempo, a grandi linee, la maggior parte delle volte torna indietro. E se torna indietro, tu chiaramente hai uno stop tangibile e un target la metà tangibile. Se torna indietro, tu hai uno stop tangibile e un target tangibile. Poi chiaramente non è che i canali funzionino così come quello che vediamo oggi, ok? Tutti così precisi e puntuali. Allora è arrivato quello studioso trader, eccetera, eccetera, americano, tante linee parallele. Crea un'autostrada tipica americana con veramente tante corsie e mi muovo tra una corsia e l'altra. Arriva Fabri e ti dice: traccia solo quei canali che partono con due minimi in divergenza del suo modello volatimetria, quindi non li traccio tutti. E se poi rompono e siamo anche in divergenza, allora provaci, perché da qui fino a qui hai alta probabilità. Se voi fate, su questo ci metto la mano sul fuoco, ma non lo posso garantire perché io, tu domani usi questa roba, io non sono lì di fianco a tirarti, faccio finta, ad un ragazzotto che stia crescendo, uno scappellotto sulla fronte o sulla spalla, a dirti: ma stupidino, che cosa stai facendo? Cioè, mi avevi detto che tradavi il canale e gli accessi del canale con la volatimetria, ma che cosa stai facendo che ti sei messo short qui? Faccio finta. Ma perché? Tan, scappellotto. Allora, è quello che non può nessuno garantire a nessun altro, cioè io non ti posso dare quello scappellotto, e poi soprattutto anche tu ogni tanto dovresti darmi uno scappellotto, ok? Allora, facendo così, certo che si cresce molto più in fretta, ok? Adesso l'avevo detto, più avanti nel proseguire dei miei anni ho intenzione di provare a fare un'ulteriore sfida, cioè prendo una, due, fino a 5, 10, non di più, ma una alla volta, ok? E ti seguo prendendoti a scappellotti, però me lo devi concedere. Allora, in senso buono, sono lì per, in senso buono, raddrizzarti la schiena,
E voglio un po' vedere se non diventi un o una trader, ok? Ma non è ancora tempo di fare questa cosa, ok? Perché questa cosa è troppo dedicata, ok? Come tempi, come dinamiche, è troppo per adesso. Nella mia giornata non ci starebbe. Quindi vado avanti ancora bene per la mia strada, il mio trading, facendolo sempre live e per raggiungere ancora i miei obiettivi. Un domani che mi riterrò un attimino che potrò mollare con il trading, allora ti formo personalmente, ti seguo un anno e tu dopo un anno devi essere profittevole, ma devi firmare da qualche parte che ti posso dare gli scappellotti, perché solo così allora mi sentirei nel mio, perché e da fuori sarebbe ancora più facile, perché ragazzi e ragazze, quando avete visto martedì ero coinvolto e lì sì che mi serviva qualcuno che mi tirasse uno scappellotto e mi facesse rinsavire un attimo. Per esempio, vedi Fabri, sì, stai andando dalla divergenza, vedi Trenbol rosso, però vedi che il mercato è dopato, sale, frena un attimo, prova a aspettare un attimo, prova a vedere com'è il canale, ne trovi uno, cioè, magari abbassa la size, spalma un po' di ordini short. Ma nel tuo modello però avevi detto Fabri che usavi stop di 5 pip, lo so, ma sono io che mi devo adattare o è il grafico che si deve adattare ai miei modelli? Ok? Quindi tutte parole che sono poi un'esperienza di mezza vita mia personale e che spero di farvi arrivare un qualcosa, però se vi martello credo che riesca a farvi crescere. Finito, basta. Interrompo qui perché sennò poi si va a esagerare e poi sono chiacchierone e divento oltremodo prolisso e quindi dovevi dirmelo, dovevi insistere, prima o dopo ci sarà una realtà virtuale che ci farà sentire gli odori e magari avremo una porta spazio-tempo dove me la metto in postazione, sto facendo qualche cavolata, mi arriva uno schiaffo da parte di qualcuno di voi e vi ringrazio in quel caso. Allora, come dico sempre, in partenza tutto è neutro, anche uno schiaffo. Se a fin di bene, anche uno schiaffo può assumere sfumature positive, ok? Poi, ragazzi e ragazze, il giorno medesimo sono arrabbiato come non so che cosa. Poi mi rinsavisco un attimo, adesso ripeto, non con i sei, con i ma, ma bastava il trade che qualcuno di voi stamattina ha fatto short verso le 10, 10 e mezza, 11 e praticamente ero già con l'obiettivo la prossima settimana di andare a fare dei nuovi massimi, invece per adesso mi modo la prossima settimana fare doppio massimo un po' più alto, ok? Tutto lì. Va bene, ragazzi e ragazzi, io interrompo qui la registrazione, la salvo, poi la carico nel web.